Salve, sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Oggi, sabato 7 marzo 2015, mi trovo qui al Forum Fermo, al polo fieristico, per seguire due incontri, essenzialmente un incontro sulla difesa del Made in Italy ed un incontro sugli ultimi sviluppi del piano sviluppo rurale. Buona visione del video. Poi
prossimo cercherò di tracciare invece le prospettive dell'attività di supporto economico ed amministrativo che l'assessorato all'agricoltura porterà avanti per gli anni a venire, dopo il via libera dell'Unione Europea per l'approvazione del nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020. Ecco, quali sono le performance dell'agricoltura marchigiana e dell'assessorato all'agricoltura delle Marche? Per prima cosa desidero parlare del risultato ottenuto con il piano di sviluppo rurale per informare che le risorse che abbiamo avuto assegnate sono state regolarmente pagate anche quest'anno, raggiungendo la performance dell'N+2, che come sapete ci permette di mantenere come Italia e come Marche tutta la dotazione iniziale e non avere decurtazioni in futuro. Parliamo di circa 80 milioni di euro per il 2014 che sono andati a vantaggio del sistema agricolo, agroalimentare ed economico della nostra regione. La macchina amministrativa regionale funziona e credetemi, non è così ovunque, nonostante la forte burocrazia europea. Siamo alla conclusione della programmazione 2007-2013, ma come sapete abbiamo cercato di emanare anche nuovi bandi a pronto effetto. Possiamo dire così, sia per l'agricoltura con la misura 123 per un totale di 8 milioni di euro, aiutando tutto il settore della trasformazione, sia per le aziende agricole, la misura 121, per un totale di oltre 30 milioni di euro, in modo da avere la certezza che tutti i fondi relativi all'ultima annualità siano spesi a vantaggio del sistema agricolo ed economico marchigiano. Tengo a far presente che i giovani e le donne, con il pacchetto giovani in particolare, sono stati e saranno al centro della nostra attenzione. Molti giovani hanno aderito al piano di sviluppo rurale 2007-2013 ed hanno avuto risorse per il primo insediamento. Ora, con la nuova programmazione, puntiamo a rafforzare questo sostegno, privilegiare la componente lavoro del sistema agricolo, avviare una più equa redistribuzione territoriale delle risorse. Sempre relativamente al piano di sviluppo rurale, abbiamo cercato di semplificare e rendere più veloci tutte le procedure. Per le imprese questo aspetto è fondamentale. Ecco, io ritengo che con i miei collaboratori sia stato eseguito tutto quanto fosse possibile fare, ecco, compatibilmente con il fatto che la programmazione del piano di sviluppo rurale 2007-2013 era già stata costruita e concordata con Bruxelles. In particolare, al fine della semplificazione, perché insomma è stato il mio pallino sin da quando mi sono insediata come assessore, ecco, abbiamo snellito le procedure di approvazione delle domande di PSR investimenti, responsabilizzando tutti i soggetti che intervengono nei procedimenti, soprattutto i tecnici, i progettisti. Abbiamo ridotto notevolmente i tempi istruttori di elaborazione delle domande di aiuto. Abbiamo semplificato le procedure della presentazione delle varianti, adeguamenti tecnici e modifiche non sostanziali. Abbiamo approvato una nuova modalità di presentazione e liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, dei saldi. Quelle che ho indicato sono solo alcune delle procedure che abbiamo semplificato, poi penso all'UMA, alla certificazione IAP, eccetera, ma che hanno portato ad un importante miglioramento dei procedimenti e accorciato i tempi burocratici, sempre nell'ottica di un giusto compromesso tra velocità di liquidazione degli aiuti agli agricoltori e regolarità procedurale. Prima di arrivare alla nuova programmazione vorrei ricordare alcuni elementi positivi della nostra agricoltura. Il primo elemento è che la politica di qualità in marchio QM sta portando ottimi risultati. Il secondo elemento è che il vino è l'ambasciatore
2% rispetto al 2012. L'esportazione è stata pari a 68 milioni di euro, più 36% rispetto al 2012. Anche qui la macchina amministrativa ha funzionato molto bene, distribuendo tutte le risorse dell'OCM Vino. Abbiamo richiesto di impegnare anche quelle del 2015. Il biologico è in costante ascesa e le Marche si situano tra le regioni più biologiche d'Italia, con un incremento superiore alla media. Abbiamo lavorato molto e con ottimi risultati anche sul versante dell'innovazione sociale e sul miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali. Vi ricordo l'iniziativa degli agrinido di qualità, il progetto sulla longevità attiva in ambito rurale, nuove attività turistiche, agriturismo in prevalenza, per un contributo concesso di 2,7 milioni di euro. 79 avviamenti di servizi essenziali per l'economia e servizi alla popolazione delle aree interne svantaggiati, finanziati per un contributo concesso di 4,3 milioni di euro con il programma LEADER. Per quanto riguarda i segmenti che forse interessano di più oggi, le performance per il sostegno alle imprese sono le seguenti. Si sta procedendo con il rafforzamento del sistema del credito agrario regionale in collaborazione con Confidicop e Marche, che gestisce il fondo di garanzia a cui la Regione ha contribuito con proprie risorse per 1 milione di euro, permettendo di garantire finanziamenti alle aziende agricole pari a 8 milioni e 500 mila euro nel 2014, da aggiungere ai 39 milioni già garantiti nel biennio 2012-2013. Sul versante calamità abbiamo garantito la disponibilità finanziaria per tutte le domande in graduatoria per 7 milioni e 800 mila euro per gli interventi nevosi del 2012. Per le calamità di novembre 2013 e maggio 2014 sono attivate tutte le misure di aiuto. Le domande ricevute sono in fase istruttoria, l'importo è di 1.300.000 euro. Inoltre, sul fronte della spesa assicurativa per la prevenzione dei danni in agricoltura, abbiamo garantito ai consorzi di difesa l'aiuto regionale per 450.000 euro. Abbiamo avviato il nuovo e unico consorzio di bonifica regionale, che si è subito attivato per mantenere il reticolo idraulico funzionale al contenimento dei danni causati dalle alluvioni al sistema idrogeologico. Il progetto più importante affidato a questo ente è comunque quello relativo al potenziamento delle infrastrutture irrigue. Sono stati già realizzati attraverso il consorzio di bonifica delle Marche progetti per oltre 20 milioni di euro, chiedendo ed ottenendo una modifica specifica del piano di sviluppo rurale 2007-2013 e opere essenziali per il potenziamento del sistema irriguo marchigiano con l'aiuto dell'obiettivo imposto dalla programmazione di spesa dall'N+2. Abbiamo posto l'attenzione anche sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura e in accordo con l'INAIL è stato messo in campo il bando per la messa a norma delle trattrici. Sono state finanziate 337 domande per 300.000 euro e con il bando per la formazione e la sicurezza dei lavoratori in agricoltura sono stati destinati altri 1.600.000 euro. Ora andiamo alla nuova programmazione. Non vi nascondo che siamo tutti molto soddisfatti, da chi vi parla, alle organizzazioni di categorie agricole, alle associazioni ambientaliste, a tutti gli operatori dei settori sostenuti con i due pilastri dell'Unione Europea per l'agroambiente. Nelle Marche arriveranno 1,3 miliardi di euro, di cui circa 540 milioni per lo sviluppo rurale, il PSR, il secondo pilastro, che stiamo per approvare definitivamente dopo la trattativa con Bruxelles. Questo poi ve ne parlerò dopo. Ecco, entrando nello specifico del primo pilastro, la PAC, cioè gli aiuti ad ettaro, la PAC mette
in campo circa 135 milioni di euro ogni anno per i pagamenti diretti che interessano oltre 30.000 aziende. Saranno circa 840 i milioni che arriveranno agli agricoltori con la nuova PAC da qui al 2020. Dopo la definizione delle risorse e della ripartizione del secondo bilancio del PSR, per il quale abbiamo raggiunto un risultato molto importante, con 540 milioni di euro per le Marche, 50 milioni di euro in più rispetto alla scorsa programmazione, sono state compiute importanti scelte per il cosiddetto primo pilastro, quello cioè relativo ai pagamenti diretti, conosciuto come aiuti per ettaro. Vi ricordo l'inserimento di un premio aggiuntivo per i giovani al di sotto dei 40 anni, che nelle Marche sono oltre 900 e che abbiamo l'ambizione nella prossima programmazione di raddoppiare, e che hanno diritto all'aumento del titolo pari al 25%. È stato inoltre ricercato un ulteriore metodo di semplificazione che si concretizza con la soglia minima dei pagamenti e il regime dei piccoli agricoltori. Fino a 1.250 euro sono erogati aiuti senza dover ripetere la domanda annuale e rispettare tutte le regole ambientali aggiuntive. Vorrei ora soffermarmi sul sostegno accoppiato previsto dalla nuova PAC del primo pilastro. Abbiamo cercato di raggiungere obiettivi di carattere nazionale per salvare settori in crisi o che al momento soffrono più di altri della convergenza e della concorrenza di altri paesi. Per quanto riguarda le Marche, abbiamo puntato ad avere maggiori risorse per le vacche nutrici e quindi per la linea vacca vitello e quindi per la valorizzazione della nostra razza marchigiana. Per noi poi la scelta più importante è stata quella, lo ripeto sempre, me ne vanto, dell'inserimento del granuro e della dotazione per il solo centro Italia di 30 milioni annui di aiuti. Una battaglia che ho fatto personalmente e da sola, proprio sola, in sede di conferenza delle regioni, e a volte avendo contro le regioni del nord che avevano altri interessi, le regioni del sud che ne avevano altri, ma addirittura avendo contro anche le regioni del centro che avevano il solo interesse per l'olio di qualità. Questa l'abbiamo vinta, quindi ne sono orgogliosa. Ecco, noi qui nelle Marche rappresentiamo più di un terzo dei seminativi e nelle proteiche possiamo ammettere anche il misero da industria e il fagiolino. La scelta è stata poi rivendicata anche da altre regioni che hanno compreso l'importanza di questo settore strategico, però l'hanno fatto dopo, al momento della battaglia ero da sola. È stata una conquista per la produzione di pasta nazionale made in Italy, ecco, e per le nostre nicchie IGP. Noi per esempio qui abbiamo l'IGP della pasta di Campofilone. Ecco, la nostra pasta nazionale made in Italy, ecco, è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, e per arrestare la continua perdita di superficie granoduro stimata negli ultimi anni in circa 500.000 ettari, si tenga conto che l'Italia già ora copre appena il 50% del proprio fabbisogno di frumento duro, indirizzata alla produzione di semi e pasta esportate in tutto il mondo. Per quanto riguarda il secondo pilastro, cioè l'utilizzo delle risorse con gli strumenti del prossimo piano di sviluppo rurale 2014-2020, posso affermare che siamo una delle prime regioni in Italia ad aver approvato in via da Bruxelles il nuovo piano. Purtroppo non per colpa nostra, a Bruxelles il nostro piano è stato letto per ultimo, non certo per colpa nostra. Nonostante le numerose osservazioni che abbiamo avuto, poi in un primo momento ci eravamo un po' impauriti perché pensavamo di aver avuto tante osservazioni, ma ci sono alcune regioni anche più piccole
che ne hanno avute molte, molte di più. Ecco, e in un incontro a Bruxelles con le Luori siamo stati confortati dal fatto che addirittura ci sono delle regioni che non hanno avuto nessuna osservazione perché il loro PSR è stato rimandato totalmente indietro per essere rifatto ex novo. Ecco. E quindi, nonostante tutto, la Commissione europea ha confermato in questi giorni che il nostro piano di sviluppo rurale, pur avendo la necessità di adeguamenti, è tra i programmi che presentano un buon grado di risposte alle linee di sviluppo dell'Unione Europea. Il primo gruppo dei piani di sviluppo rurale italiani sarà approvato, speriamo, entro il 30 maggio 2015. Per rispettare questa data, i tempi fissati per i diversi passaggi sono proibitivi, ma la struttura regionale sta lavorando insieme al tavolo verde per poter raggiungere, con grande sacrificio, per poter raggiungere questo obiettivo. Ma è più probabile che si debba arrivare all'approvazione del piano di sviluppo rurale nel mese successivo, se tutto va bene. La prima questione da affrontare a livello politico è ovviamente quella delle modifiche finanziarie richieste dalla Commissione, ed in particolare aumentare la dotazione finanziaria per la banda larga di 17 milioni di euro, aumentare la dotazione dei fondi per le misure ambientali, cifra ancora non quantificata con esattezza, ma la DG Ambiente chiede sia garantita almeno la vecchia percentuale di risorse, e aumentare la dotazione destinata allo sviluppo non agricolo, cioè la priorità 6. Quindi, passando all'analisi delle problematiche relative alle misure, questi sono i principali problemi. Occorre dettagliare maggiormente le condizioni di priorità e tipologie di investimento per tutte le misure, ma in modo ancora più preciso per la misura 4.1, cioè gli investimenti strutturali nelle aziende agricole. La scheda di misura di sostegno ai giovani va rivista, ci eravamo basati sugli orientamenti del vecchio PSR, ma ora ci chiedono modifiche per condizioni di accesso, di premi, business plan. Le misure forestali presentano numerosi punti da modificare, obbligo di bandi, solazione di investimento. Per le misure agroalimentari occorre potenziare le azioni a sostegno dei pascoli. La misura di indennità compensativa per le aree montane va modificata. Andrebbe rivisto inoltre ogni vincolo alla scelta delle misure da parte dei GAL. Ecco. Le modifiche finanziarie che fino ad oggi abbiamo condiviso con le associazioni di categoria vanno proposte alla Commissione europea in risposta alle loro richieste, e poi l'avvocato Martellini ve le spiegherà meglio nel dettaglio. Noi vogliamo sempre più un'agricoltura biologica e cibi biologici, farina, pasta, olio, frutta, verdura, legumi, carne, uova, vino. Le aree interne infine avranno un'attenzione particolare. Dopo aver vinto la battaglia, come dicevo prima, che abbiamo portato avanti da soli, un'altra battaglia, insieme alla Regione Abruzzo e alle associazioni di categoria insieme con diretti, con lo stop definitivo alle speculazioni sui pascoli marchigiani e abruzzesi, sancito con la promulgazione del decreto ministeriale che fissa le disposizioni applicative per la nuova politica agricola comunitaria. Ecco, questo provvedimento è stato importantissimo per le nostre aziende delle aree interne, di cui molte biologiche, in quanto sancisce che per avere diritto ai fondi comunitari occorre non solo la disponibilità dei terreni e dei pascoli, ma occorre anche che gli animali che vi pascolano siano di proprietà dell'azienda. L'interesse dei nuovi affittuari, normalmente allevatori del nord con altissime quote PAC, era quello di utilizzare il possesso dei terreni per ottenere contributi comunitari, privando di fatto gli allevatori del luogo, che magari da generazioni utilizzavano quegli spazi, sia alla possibilità di pascolare il proprio bestiame per l'enorme costo dell'affitto, sia di avere i finanziamenti. Sarebbe stato, come dicevo prima, in un precedente convegno, tra l'anno
propria beffa. A gennaio il TAR del Lazio aveva già imposto un primo stop al fenomeno, respingendo il ricorso presentato da un gruppo di aziende e confermando che l'attività di pascolamento doveva essere effettuata dal soggetto che beneficiava dei contributi e che non poteva essere appaltato da terzi usando terreni al solo scopo di ottenere i fondi europei. Ora i decreti attuativi della nuova PAC hanno definitivamente fatto chiarezza a favore degli allevatori locali e questo è un secondo successo che abbiamo avuto. Le modifiche richieste dall'Unione Europea sono diverse, ma il principio che ci ha ispirati è stato quello che non si azzerano le misure innovative previste dal PSR Marche e che cercheremo di favorire il più possibile le aziende agricole. Principi questi che sono stati condivisi anche dalle commissioni in Consiglio regionale. Queste sono state inoltre portate alla consultazione del tavolo verde dove siamo abbastanza in linea anche con le richieste delle associazioni di categoria come Agroinsieme e Coldiretti. Noi vogliamo costruire uno sviluppo territoriale più equilibrato, favorire nuove economie territoriali, sviluppare maggiori servizi alle comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento di posti di lavoro attraverso le 6 priorità previste dall'articolo 5 del regolamento UE numero 1305 del 2013. L'agricoltura delle Marche, con questo nuovo strumento, continuerà a crescere, ad investire, a ringiovanire, ad internazionalizzare la vendita delle proprie produzioni di qualità, in primis vino e biologico, che viaggiano a trend di crescita vicine alle due cifre, ma anche nel settore della pasta, della panificazione, dell'ortofrutta, della birra agricola e di altri settori cosiddetti di nicchia. Infine, vi ricordo che sono previsti dei programmi nazionali cosiddetti PON con altri 2,2 miliardi per le imprese, dei quali 1,6 miliardi per i piani di gestione del rischio, le assicurazioni per intenderci. C'è l'impegno della Regione perché una quota significativa di queste risorse possa andare a vantaggio delle imprese marchigiane. Io mi scuso con voi se ho parlato così tanto, ma l'argomento richiede la maggiore chiarezza possibile, perché con il piano di sviluppo rurale ci è data un'occasione importante di crescita e di sviluppo che non può in alcun modo essere disattesa, ma che deve vedere l'impegno di tutti, istituzioni e soggetti interessati nella costruzione di una rete capace di non disperdere nessuna energia. Insieme è più facile e meno duro raggiungere tutti gli obiettivi, quindi grazie a tutti quanti fanno e faranno parte di questo impegno che porterà il bene al futuro della nostra agricoltura e della nostra regione. Grazie. Del Marche è rimasto a Bruxelles
in attesa che arrivassero queste osservazioni. A gennaio le osservazioni sono arrivate e siamo rimasti colpiti dal fatto che le osservazioni erano tante, 670 circa osservazioni, ma come accennava prima l'assessore, quando ci siamo recati alla bilaterale a febbraio, il 9 e il 10 febbraio, siamo stati rincuorati dal fatto che anche la Commissione ritiene che il numero di osservazioni che pervengono non sono corrispondenti alla bontà o non bontà del piano, perché l'assessore ricordava alcuni piani sono stati rinviati proprio perché non erano neanche osservati. Allora, da questo punto di vista, quindi, come vi ho detto, a febbraio c'è stato questo primo incontro bilaterale e poi sono arrivate, è arrivato il cronoprogramma di quello che dobbiamo fare, per l'approvazione del nuovo PSR, approvazione che comunque è condizionato dall'approvazione del bilancio europeo e che quindi non potrà per nessuna regione essere approvato prima di aprile-maggio. Quindi ci si è posto, rispetto al lavoro che c'è da fare, anche la considerazione se una volta concordato e condiviso questo lavoro con le organizzazioni e con Bruxelles fosse possibile, possibile approvare il nuovo PSR come lo modificheremo con questo Consiglio regionale, perché come tutti voi sapete c'è la questione del rinnovo della legislatura, quindi del rinnovo del Consiglio regionale. Ma posto che è possibile mandare questo atto con un atto indifferibile in consiglio fino agli ultimi giorni prima delle elezioni, è nostra intenzione quindi lavorare e tentare di approvare il programma quindi entro maggio, come lo stesso assessore diceva. Allora, da questa slide potete vedere quello che è già avvenuto, cioè, no? Come vi ho già detto, siamo stati a febbraio e è iniziato un cronoprogramma che prevede l'invio di blocchi correzioni rispetto alle osservazioni che, come vi ho detto, sono state tante. Allora, entro lunedì manderemo intanto la parte generale, i primi 7 capitoli del programma di sviluppo rurale a Bruxelles, primi 7 capitoli che non sono proprio poco importanti, perché contengono la strategia. Dopodiché nella settimana successiva verrà remissionato, dovete seguire la parte in eretto della slide, verranno revisionate le misure 16, 19 e 20 che riguardano cooperazione leader e assistenza tecnica. Il leader ha avuto in questo programma di sviluppo rurale una vera e propria valorizzazione, tant'è che ci è stata data la possibilità, senza ritornare a Bruxelles, di fare una videoconferenza per approfondire questi temi insieme con quelli della cooperazione, che intenderemo chiedere a Bruxelles per approfondire queste tematiche. Nella settimana successiva, come potete vedere nell'ultima parte della slide, guardiamo sempre la parte in eretto, dovremo mandare le modifiche, le osservazioni riguardo alla parte delle misure agroambientali, quindi pagamenti agroambientali, biologico, indennità Natura 2000, indennità compensativa che è stata fortemente osservata dalla Commissione, tant'è che nell'ambito del tavolo verde dell'indennità compensativa abbiamo fatto proprio un approfondimento e ci confronteremo ulteriormente per cercare di
mandare le modifiche, fare quella giusta mediazione fra quello che pretenderebbe la Commissione e quello che il nostro territorio richiede. Perché c'è da ricordare sempre una cosa: quando si va in Commissione, in realtà loro trattano realtà di paesi profondamente diversi della Commissione, e quindi a volte pretendono da noi, regione con la caratteristica molto differente già dall'Emilia Romagna, ma tanto più da altri stati dell'Unione Europea, pretendono adeguamenti a sistemi che non rappresentano bene, e quindi c'è sempre questo lavoro, come ho accennato, di importante mediazione. L'ultimo gruppo di misure che dovremo mandare, come vedete lì, sarà sviluppo delle aziende agricole e imprese, servizi di base e rinnovamento, associazione, e poi tutte le misure che riguardano il sistema della conoscenza, quindi formazione, informazione e consulenza. Vi ho voluto ricordare lì, accanto al numero della misura, anche la breve descrizione, perché come potete vedere non è che il programma di sviluppo rurale nuovo 2014-2020 presenterà delle differenze profondissime rispetto al PSR che conosciamo, ma ci sono delle tematiche però che la Commissione chiede che vengano ben specificate, come ad esempio l'innovazione, come tutte le misure trasversali sul clima, che proprio perché trasversali devono trovare giustificazione anche in tutte le misure. Ma poi il dottor Bisogni, illustrando soltanto qualche misura più importante, vi renderà anche meglio questo concetto. Ultimo, per farla breve perché ormai ci avviciniamo all'ora di pranzo, ultimo questione che dobbiamo affrontare è che la Commissione europea ci ha chiesto di cambiare, come accennava prima l'assessore, una parte dell'allocazione del piano finanziario, valorizzando proprio la parte e della banda larga e delle misure agroambientali. Perché sempre di più la visione dello sviluppo anche rurale è collegato a determinate altre questioni, come ad esempio la digitalizzazione, cioè ad esempio che indipendentemente da dove ci si trovi nel nostro territorio, area interna o area montana, c'è bisogno ormai di una infrastrutturazione immateriale che permetta all'agricoltore tantissime cose: presentare una domanda con il sistema informativo, oppure fare promozione con i metodi moderni. Quindi è importante anche questo discorso della banda larga. E allora, proprio per concludere, questo cosa succede? Scusate, non sono molto brava. Vediamo in questa slide il confronto delle percentuali. La prima percentuale, ad esempio, della priorità 2, 21,3%, è la percentuale delle risorse allocate nella priorità 2, che è la competitività, nella prima stesura del programma. E invece la seconda percentuale, 29,5%, è la modifica che invieremo. Ma in questo caso questo non è una scelta di aumento di risorse alla competitività, perché come vi ho detto l'osservazione che ci è stata fatta sul piano finanziario è stata sulle misure agroambientali, ma questo dipende dal fatto che l'agriturismo ci è stato richiesto di metterlo nell'ambito della priorità 2, e quindi questo comporta uno spostamento della percentuale. Importante poi è che poiché la priorità 4 e 5, che è quella, come vi dicevo, delle misure agroalimentari, ci è stata parzialmente richiesta di essere valorizzata, e la valorizzazione sommando 4 e 5 è intorno a 1,5%, le risorse che nell'insieme si dovevano spostare erano circa
30 milioni di euro, quindi da qualche parte bisognava reperirle, e quindi si è ritenuto che fosse la priorità 3, quella quindi della promozione dell'organizzazione della filiera, a essere, come dire, il tesoretto da dove potevamo prendere alcune risorse. Questo senza in nulla diminuire quelle che sono state le risorse che all'aggregazione di filiera è stato dato rispetto al periodo precedente, perché già queste somme riportate sono già nettamente superiori a quanto avevamo allocato nelle filiere nel periodo di programmazione 2007-2013. Quindi stiamo parlando sempre di aumenti di risorse, perché diceva prima l'assessore, questo programma vede rispetto al precedente 60 milioni di euro in più, perché erano 480 milioni, sono 539. Nelle altre priorità, cioè la priorità 6, quindi le attività non agricole, come vedete c'è lo spostamento di una piccola percentuale in senso favorevole per queste attività. Ultima slide, quindi la sintesi delle principali modifiche che abbiamo proposto dal punto di vista del piano finanziario sono 17 milioni assegnati alla banda larga. Questo, oltre che essere una nostra scelta per le ragioni che ho detto prima, è anche qualche cosa, diciamo, imposto dal piano nazionale, perché c'è un piano nazionale che ha indicato alle regioni che tipo di investimento dovevano fare sulla banda larga. Quasi a dire, è stata sì una scelta, ma una scelta vincolata. Poi, come abbiamo detto, l'agriturismo è stato ricondotto dalla priorità 6 alla priorità 2, ve l'accennavo che quella è la ragione dell'aumento della percentuale sulla priorità 2. C'è stato un aumento anche di 5 milioni della priorità 6 per compensare lo spostamento dei punti precedenti. È aumentata l'allocazione, stamattina abbiamo partecipato a un convegno di un'organizzazione sull'agricoltura biologica in cui ci si chiedeva, proprio perché biologico non è soltanto mangiare sano, ma è anche cultura, è anche mantenimento della risorsa organica nel terreno, quindi è preservare il terreno e aumentare le risorse, e ciò è stato fatto. Poi, proprio perché, poi avrà modo di illustrarvi il dottor Bisogni, l'indennità compensativa è una misura particolarmente sotto attenzione della Commissione, si è ritenuto di poter mettere circa 10 milioni, 9,8 milioni sui pagamenti agroclimatici per i pascoli permanenti. Rimane importante poi anche la priorità 1 sulla informazione sul sistema della conoscenza, perché proprio perché il mondo evolve così rapidamente, i giovani che si avvicineranno all'agricoltura saranno sicuramente portatori anche di innovazione e di conoscenza, ma comunque servono e sono necessari occasioni di informazione e formazione sempre più di rilievo. Vi ringrazio. Nel confronto con la Commissione Europea. Qui vedete un attimo
chi sono gli attori del negoziato, no? Quindi la Commissione Europea innanzitutto, no, guarda, non mi volante, io spesso riesco a leggere. Quindi Commissione Europea è un po' il soggetto che ha un pochino il potere maggiore in questo negoziato, perché ovviamente se non c'è la decisione comunitaria non si riesce a partire, ad avere appunto la possibilità di finanziare tutte le misure. Poi ovviamente c'è la parte politica regionale, quindi il Consiglio regionale, la Giunta regionale, e da ultimo anche il discorso delle parti sociali, quindi il partenariato generale e in particolare il tavolo verde per quello che riguarda un po' gli aspetti dell'agricoltura. Il servizio agricoltura ambiente è un po', diciamo, sta in mezzo, deve cercare di far conciliare un po' tutte queste esigenze, cercando appunto di trovare la soluzione che scontenti il meno possibile ovviamente il livello regionale, ma che contenti anche la parte comunitaria. Allora, intanto le osservazioni della Commissione Europea, si è detto sono oltre 600, stanno arrivando adesso con le regioni attuali osservazioni, 800, 850, il Piemonte pochi giorni fa sono arrivate oltre 800 osservazioni. Come si diceva, non è importante il numero di osservazioni, ma la pesantezza delle osservazioni. Vediamo adesso quindi nel nostro PSR quali sono gli aspetti più critici che ci hanno osservato, insomma, no? Quindi la prima questione, le scelte regionali. Noi abbiamo scritto un PSR che era, per scelta, insomma, è stata quella la scelta nostra, abbastanza generico per evitare di avere un'ingessatura troppo forte nel programma e quindi dover poi ogni anno andare a cambiare le diverse schede di misura, perché nel frattempo erano emerse altre necessità, eccetera. Però questo non è stato accettato dall'Unione Europea, ci hanno chiesto un dettaglio molto più alto e quindi adesso stiamo lavorando proprio in questi giorni per rispondere a questa osservazione. Un'altra questione è stata la semplificazione dell'architettura, quindi una semplificazione tecnica, questa architettura del programma. Erano state presentate 123 sottomisure, che è una cosa forse spropositata, diciamo così, ma nel momento in cui abbiamo scritto il programma ancora non erano stati neanche approvati i regolamenti definitivi, quindi abbiamo lavorato un pochino quasi al buio. E poi ci hanno spiegato a Bruxelles, quando sono andati su, che in effetti, pur mantenendo la possibilità di finanziare tutto quello che avevamo previsto, potevamo semplificare di molto il programma. In effetti ad oggi la versione che abbiamo in lavorazione prevede un 60 sottomisure, quindi abbiamo più che dimezzato. Questo va incontro anche alle richieste che erano venute dal partenariato regionale, che si era trovato anche un po' spiazzato da questo grande numero di misure. Poi, questa è la parte che tratterò io in particolare più tardi, subito dopo, le modifiche sostanziali ad alcune misure. Non in tutte, molte misure non avevano grossi problemi, se non molte osservazioni di aggiustamenti, diciamo quasi di dettagli, però in alcune misure invece le osservazioni erano importanti. E poi la parte relativa alle variazioni finanziarie, di cui vi ha parlato già la dottoressa Martellini. Vediamo un attimo, quindi entriamo pure nella parte più importante della mia relazione, che è la parte relativa alle misure che hanno incontrato più problemi a livello comunitario. Allora, la misura giovani, poi vedremo nel dettaglio quali sono i problemi, sicuramente andrà cambiata in maniera molto importante nell'erogazione dei premi, nella condizione di accesso, ci sono veramente da riscrivere parecchie parti. La misura di investimento per le aziende agricole non viene stravolta, questa diciamo viene meno cambiata, ma anche qui dobbiamo introdurre delle modifiche sostanziali. Terza misura, indennità compensativa in area montana svantaggiata, qui la dobbiamo proprio buttare via la misura e riscriverla, e dopo vi dico un attimo quali sono i problemi che abbiamo incontrato. Le ultime due questioni, il leader, non abbiamo grossi stravolgimenti, ci chiedono di allargare il campo d'azione del leader, su questo non abbiamo problemi, poi vi dico quelle che sono le attuali ipotesi. L'ultima, sulle misure forestali, le modifiche non sono tantissime, ma quelle che ci hanno chiesto vanno cambiate in maniera letterale, così come ce l'hanno chiesta, perché non abbiamo margini di manovra. Magari sulle altre, adesso vi illustrerò un po', abbiamo ancora delle questioni da discutere, proveremo anche a strappare qualcosa in più alla Commissione Europea. Allora, la misura giovani. Allora, i problemi hanno riguardato la dimensione
economica di accesso. Noi avevamo, come nel vecchio PSR, proposto le unità lavorative aziendali, agricole, insomma, quindi quante persone lavorano in un'azienda, almeno una, quindi se vogliamo finanziare un'azienda, questa deve dare lavoro a una persona. La modulazione dell'aiuto la dobbiamo cambiare, quindi noi davamo più soldi in area montana, alle aziende più grandi, eccetera. E poi l'ultima questione, il piano aziendale. Questo piano aziendale noi l'avevamo un attimino sottovalutato, in realtà va valutato con attenzione e vanno inserite delle cose importanti in questa parte. Allora, la prima questione. Allora, noi avevamo dato accesso alle aziende che avevano unità lavorativa. Come si calcolava questa unità lavorativa? In base agli ettari, alle attività che faceva l'azienda di trasformazione o di allevamento o di agriturismo, anche altre cose di questo genere, davamo un tot di ore per ogni attività, si arrivava alle 1800 ore, questo significava, se si arrivava a questa soglia, che l'azienda aveva possibilità di dare lavoro a una persona. Questo calcolo veniva fatto post investimento, quindi un'azienda anche di limitate dimensioni che introduceva importanti innovazioni, no, di attività, aveva comunque la possibilità di accedere. Ora, il regolamento parla di dimensione economica, gli assomiglia molto, però dobbiamo sicuramente cambiare, perché ci hanno detto questo metodo, anche se si avvicina, non è quello che chiede il regolamento. Quindi utilizzeremo la produzione lorda standard. Qui ci sono delle ipotesi. Tra l'altro noi in passato avevamo solo una soglia minima, ora ci chiedono anche una soglia massima. A Bruxelles, quando siamo andati su, gli abbiamo detto che a livello italiano si stava ragionando di una soglia di accesso, a livello proprio di tutte le regioni, di circa 8-9 mila euro per azienda. Ci hanno detto che ce lo dobbiamo scordare, perché con 9 mila euro lordi l'azienda sicuramente non dà lavoro a un'unità lavorativa. Ora, questa ipotesi, poi vediamo cosa significa, abbiamo fatto delle simulazioni, questa ipotesi porta ad avere circa 14-15 mila euro netti, diciamo 1000 euro al mese più o meno a un imprenditore che lavora in questa azienda. Quindi dovrebbe essere, anche a livello, diciamo così, di università, di Istat, si ritiene questa soglia, una soglia Istat, questi 25 mila euro, si ritiene una soglia che è un po' la demarcazione tra l'azienda vera, che sta sul mercato, che vive di agricoltura, e un'azienda che fa un po' il part-time. Valore soglia massimo, tutto da verificare, questa è la soglia, ce la siamo inventata, abbiamo detto 10 volte la dimensione minima. Abbiamo poi fatto questa simulazione, abbiamo provato a verificare, adesso vi spiego questo grafico, cosa succedeva con le aziende che abbiamo finanziato nell'attuale periodo di programmazione con le nuove soglie. Ora, la soglia che abbiamo posto a confronto era la PLV aziendale, che si avvicina alla produzione lorda standard, e abbiamo visto che queste sono le 160 circa aziende che hanno già saldato i loro investimenti, quindi hanno ricevuto il contributo a saldo nell'attuale PSR, e abbiamo visto che in effetti siamo più o meno con queste soglie, più o meno siamo in linea, perché sarebbero escluse da questa nuova dimensione queste 10 aziende che hanno meno di 25 mila euro di PLV e le diciamo così 6 o 7 aziende che hanno una PLV superiore ai 250 mila euro. Allora, questa è una valutazione che dovremo ancora approfondire con il tavolo interno politico anche e tavolo verde. Ci sono dei margini comunque a livello poi di bando, quando sono a scrivere i bandi, di manovra, perché possiamo diciamo giocare un po' sulle attività aziendali non agricole, no? Quindi agriturismo, trasformazione in azienda, eccetera. Quindi forse questo tipo di soglia di accesso potrebbe andare bene. Non la dobbiamo mandare via a Bruxelles la settimana prossima, abbiamo ancora un paio di settimane, 2-3 settimane di tempo per ragionare su questo. Oggi io l'ho voluta presentare questa ipotesi per cominciare a stimolare un po' la discussione su questa questione. Allora, quali erano sempre per i giovani premi? Questa tabella ce la scordiamo, non va
bene per niente, perché avevamo diversificato il premio in base alla dimensione aziendale e anche in base al fatto che l'azienda faceva investimenti come era nel vecchio PSR e poi non li faceva. L'ipotesi anche qui che io butto all'assemblea giusto per cominciare a discutere è questa: dare il massimo nelle aree montane, di quello che consente il regolamento, sono 70.000 euro, e un po' di meno nelle aree non montane, perché ovviamente questo tra l'altro è la condizione che ci dice il regolamento, cioè quella di tarare il premio sulla base di condizioni socio-economiche dei territori. Quindi questo andrebbe benissimo per la Commissione europea, non ci creerebbero problemi, e in più non dobbiamo chiedere nessuna rendicontazione di questi soldi, che era quello che avevamo messo nel PSR approvato a luglio, perché noi eravamo partiti col vecchio PSR quando chiedevamo l'obbligo di investimenti strutturali. Ci è stato detto che questo era un vincolo eccessivo, la cosa che avevamo chiesto era però perlomeno i soldi che vi diamo voi li dovete impiegare in azienda, non potete andarci in vacanza no, oppure farci qualcos'altro che pare a voi. Questa cosa però non si può fare, cioè non si può chiedere la rendicontazione di questo premio. D'altra parte Bruxelles ci ha detto guardate che questo non è importante perché comunque l'azienda deve presentare un piano di sviluppo aziendale, chiamiamolo così, business plan, in cui indica degli obiettivi target che deve raggiungere nel periodo dei 3 anni, alla fine dei quali si andrà a verificare se sono stati raggiunti e se non sono stati raggiunti, se non sono stati raggiunti per niente, c'è la revoca del premio. Ora, quello che viene nella prossima slide è ancora un'altra ipotesi, cioè in questa misura veramente dobbiamo ragionare tanto, però questo è un momento per provare a fare delle proposte. Allora, l'azienda quali target deve indicare nel suo piano di sviluppo? Qui c'è una serie di cose possibili, come vanno quantificate poi la vera questione, adesso non entriamo in questi dettagli, però noi vorremmo una di queste condizioni. L'aumento della dimensione economica. Dimensione economica non vuol dire solo superficie, vuol dire che l'azienda aumenta la produzione standard, no? Quindi il giovane si insedia anche nell'azienda del padre, ma se entra nell'azienda del padre e non fa assolutamente niente, non si capisce perché deve prendere 70.000 euro. 70.000 euro sono una cifra consistente. Quindi un'ipotesi è devi aumentare, prendi l'affitto dei terreni, insomma devi diventare competitivo, questo è il senso. Un'altra ipotesi, allora c'è un riorientamento produttivo dell'azienda verso produzioni di qualità, quindi certifica le produzioni, qualità QM, qualità biologica, qualità con denominazione d'origine, insomma una certificazione su quanta percentuale la produzione aziendale, lo vedremo, ne discuteremo con calma, però ecco questo è un obiettivo che bisogna raggiungere, oppure bisogna aumentare il valore aggiunto aziendale attraverso attività per esempio di trasformazione, quindi, oppure faccio vendita diretta, quindi cerco di rendere competitiva un'azienda che attualmente ha dei problemi. Altra ipotesi, cioè uno giovane deve fare una scelta ovviamente, può anche sceglierli tutti, però ovviamente poi ci sono delle difficoltà, basta farne una in questa ipotesi. Allora, diversificare l'attività dell'azienda, oppure introdurre attività multifunzionali, agriturismo, agricoltura sociale, qualcosa appunto che integri ancora una volta, come dicevo, il reddito aziendale, oppure fare azioni incisive, questo piace molto all'Unione Europea, quindi ce l'abbiamo messo anche per questo, azioni incisive forti di mitigazione o di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi ridurre i consumi energetici, ridurre lo spreco dell'acqua, oppure fare investimenti aziendali non produttivi, che però cercano appunto di mitigare questo o di adattarsi a questi cambiamenti climatici, che sono sempre più frequenti, piogge o siccità in particolari periodi. Un'altra ipotesi è, di possibile scelta, è quella di migliorare il benessere degli animali oltre gli standard normali, o di obbligo di legge, quelli ovviamente sono obbligatori, io vado oltre, c'è un allevamento, vado a fare attività di agricoltura, di allevamento estensivo, quindi vado comunque in un senso positivo e che viene gradito anche dall'Unione Europea. Oppure, l'ultima ipotesi, faccio un'introduzione di innovazione tecnologica importante in azienda. Ora, qui ci abbiamo messo tutto, alla fine non credo di essermi scordato qualcosa, ci abbiamo messo tutto,
La scelta può essere fatta in base alle esigenze aziendali, dovremo però ragionare su quali siano sia gli obiettivi da raggiungere e la misura e la controllabilità di quello che andiamo a mettere nell'obiettivo. Quindi questa è la parte più critica. Ora, con questo sistema noi potremmo aver risistemato questa misura giovani. La manderemo su fra qualche settimana, vedremo cosa ci dicono, ma credo che in base alle indicazioni non dovremo aver problemi. Misura, un'altra misura importantissima, una delle più importanti, la 4.1, investimenti strutturali nelle aziende agricole. Allora, indennità compensativa, l'ho messa prima, vabbè, parliamo ora prima di questa. Allora, questa misura è importante anche questa perché aveva appunto una dotazione di oltre 50 milioni di euro, quindi non è poco. Era una delle misure che noi avevamo considerato più importanti per rispondere alla strategia regionale di aiutare la zootecnia estensiva delle aree montane. Quindi avevamo accoppiato il premio all'allevamento zootecnico e alle colture foraggere che potessero, no, alimentare questi animali nelle aree montane. Tutto da cambiare, non è possibile dare un aiuto accoppiato, quindi possiamo, dobbiamo finanziare tutte le aziende che si trovano in montagna, quindi anche chi fa colture di qualsiasi genere. Questo sembra un po', loro ci hanno chiesto a livello comunitario di concentrare, fare delle scelte, questo sembra quasi un buttare i soldi dalla finestra a mio parere, perché poi andremo a dare poche decine di euro ad ettaro. E poche decine di euro non fanno scegliere l'agricoltore se rimanere o meno in quella zona. Allora l'ipotesi è quella di, poi c'è da, questi sono i problemi, diciamo così, non possiamo più mettere il limite per il finanziamento solo dei soli residenti nelle aree montane e dobbiamo calcolare la regressività in maniera oggettiva e non così con una scelta estemporanea. Allora l'ipotesi di risposta, dicevamo, sono quelle di cercare in qualche modo di dare una priorità alle aziende che fanno allevamento zootecnico estensivo, parliamo di aree montane. L'abbiamo proposto in commissione, ci hanno detto di no quando sono andati su i primi di febbraio. Ora proviamo a rigirarla, vediamo se questa cosa può passare. Diamo priorità alle aziende che hanno nella propria azienda una SAO ad alto valore naturalistico. Questa SAO ad alto valore naturalistico è costituita dai pascoli, essenzialmente, quindi se riusciamo a far passare questa priorità, comunque una qualche priorità alle aziende zootecniche gliela potremo dare, quindi si faranno delle graduatorie e poi vedremo in base alla dotazione finanziaria che si può finanziare. Su questo però io ve la metto con molti punti di domanda, perché appunto la commissione quando si è andati su non era pienamente d'accordo. Dovremmo eliminare la 13.2, cioè indennità compensativa in area svantaggiata, dove avevamo fatto la scelta di finanziare solo le colture proteiche, ma non si possono più collegare questi premi alle colture proteiche. D'altra parte, con pochi milioni di euro che avevamo messo in questa misura, non possiamo assolutamente aprire a tutti, non abbiamo i soldi, quindi sarebbe impossibile. Toglieremo il vincolo della residenza in area montana, quindi faremo contenti molti pastori delle aree montane, però ecco, anche con la nuova normativa nazionale sul pascolamento diretto con il proprio patrimonio zootecnico, la legge di cui parlava prima l'assessore, credo che questo sarà un problema meno importante. E poi nella digressività dobbiamo fare i conti, ma avremo in mente l'obiettivo di cercare di favorire le piccole aziende. In montagna le aziende chiudono e se vogliamo cercare di farle rimanere dobbiamo dargli una quantità di soldi minima, come facevamo in passato, almeno 5-6 mila euro, cioè non è una cosa molto importante, ma perlomeno può far decidere se continuare l'attività o più. Ah, ecco, questa era la misura delle strutture aziendali, la misura 4.1, investimenti strutturali, dicevo. I problemi qui riguardano la condizione di accesso o le priorità, il tasso d'aiuto sulla trasformazione dei prodotti aziendali, che noi avevamo maggiorato, e il tasso d'aiuto maggiorato per chi sta in filiera.
non si può fare. Poi c'è un tetto dimensionale massimo che ci avevano chiesto nelle osservazioni di introdurre, come succedeva per i giovani. Le nostre ipotesi di negoziato con la Commissione sono queste. Allora, e questo su questo primo punto già ci ha dato una risposta, diciamo, positiva. Ha detto vorranno vedere quello che gli mandiamo su, però il principio potrebbe essere accettato. Il rischio era di dover escludere completamente alcune aziende in base al territorio o in base al settore produttivo. Per esempio, faccio un esempio in area montana, diciamo non è l'area montana avvocata al massimo alla viticoltura, quindi la viticoltura in area montana non si può finanziare. Questa è una cosa sbagliata, perché in area montana sono dei microclimi, dei microterritori che magari sono ancora dati. Abbiamo degli esempi molto validi di vino di qualità in certe zone. Chiaro che sono poche queste zone, però escluderla a priori non va bene, così come non va bene escludere a priori certi tipi di investimenti in certi settori. Noi cercheremo di limitare al minimo questo tipo. Allora, esempio, parlando sempre di viticoltura, è vietato fare investimenti per la lavorazione dei campi, trattori o quant'altro. Magari si possono fare investimenti in cantina. Perché dobbiamo fare questa cosa? Ci sono delle esigenze aziendali molto diverse. Sembra che questo problema che c'era stato posto anche in osservazioni può essere superato riproponendo le vecchie priorità settoriali e territoriali con qualche aggiustamento. Adesso anche questa è una questione che dovremo affrontare con il tavolo verde, ma se va così, diciamo che siamo già rodati con questo sistema, dovremo andare abbastanza bene. La seconda questione è un'interpretazione del regolamento sul tasso di aiuto per la trasformazione. In passato, quando un'azienda agricola faceva trasformazione dei propri prodotti in azienda, aveva un tasso di aiuto paragonabile agli altri investimenti, quindi poteva essere anche il 60% in area montana. Questa volta invece è fisso al 40%, esattamente come l'agroindustria. Questa interpretazione del regolamento, ci è stato detto, è indiscutibile, quindi non è chiaro secondo noi, però diciamo, se è indiscutibile ovviamente ci allineeremo. E poi quando si parlava di progettazione integrata sempre sul regolamento, non si faceva riferimento alla progettazione integrata di filiera, per esempio, ma alla progettazione integrata aziendale. Quindi noi avevamo pensato di dare 10 punti percentuali in più a chi stava in filiera, non si può fare. Potremmo pensare, questa è un'ipotesi che butto lì oggi, anche questa, di fare un pacchetto aziendale per poter dare all'azienda il 10% in più. Quindi se l'azienda fa insieme, per esempio, una 4.1 struttura aziendale, una 6.2, 6.4 che è l'agriturismo, per esempio, oppure anche non due strutturali, ma una strutturale è una misura di formazione, no? Che sia coerente magari con il progetto che presenta l'azienda, allora in questo caso, questa è un'ipotesi, potrebbe provare a maggiorare il tasso di aiuto. Il pacchetto aziendale come per i giovani potrebbe essere anche un'ottima misura di semplificazione, perché se un'azienda ha bisogno di due o tre cose non fa tre domande ma ne fa una sola. L'altra questione era il tetto massimo aziendale. Anche qui su questa nostra proposta ci è sembrato il responsabile della commissione abbastanza favorevole, potrebbe essere accettato ridurre il tetto massimo di contributo all'azienda da 1 milione a 1,5 milioni, quindi ampliando un po' il ventaglio, diciamo, la possibilità di finanziare più aziende, e ovviamente le grandi aziende, le grandissime aziende in questo caso, comunque avrebbero un contributo abbastanza limitato. Questa soglia di 500.000 euro non è neanche una cifra che crea problemi, credo, al nostro interno, qua in regione, perché era la soglia dell'ultima versione del PSR, quella attuale. Eravamo partiti con 1 milione all'inizio del periodo di programmazione, poi avevamo ridotto questo limite. Allora, abbiamo quasi concluso, andiamo adesso alle altre questioni. Sul leader, c'era stato detto non dovete porre limiti al campo di intervento dei GAL. Ovviamente a Bruxelles ci sono i vari uffici che seguono le varie cose, chi segue il leader cercava appunto di spingere molto in questa direzione. Noi eravamo partiti con l'ipotesi di fargli fare le solite misure dello sviluppo rurale non agricolo, così come avevamo fatto nei precedenti periodi di programmazione. Da qui dobbiamo un attimino ritarare la scheda di misura.
E poi dovevamo eliminare dal PSR le schede di misura che venivano attuate solo dal leader. Noi ne avevamo 5-6, quindi quelle misure andavano completamente eliminate, con un problema che è quello di non avere certezze di rispondenza ai regolamenti comunitari, perché in realtà tutta questa discussione che si fa con Bruxelles è per capire se il nostro PSR è coerente con la normativa comunitaria. Se non è coerente con la normativa comunitaria, io alla Corte dei Conti può revocare i contributi alle aziende e ovviamente anche alla Regione. La revoca dei contributi sarebbe poi dovuta a un errore regionale se non c'è l'avallo della Commissione Europea, quindi è comunque utile avere questo vaglio comunitario. Quindi le ipotesi sono mantenere una scelta a livello di misure attuabili dal leader, dai GAL, ma ampliarla rispetto a quella che era la versione iniziale. Vi spiego, anche la Corte dei Conti che ha fatto obiezioni a certe modalità troppo chiuse, no, di attuazione del leader, dice che comunque il GAL è utile perché crea dei vantaggi con l'iniziativa bottom up di maggiore aderenza alle realtà, alle esigenze, alla realtà del territorio. Per alcune misure questa aderenza alla realtà del territorio non ha nessuna importanza. Prendiamo ad esempio una misura del biologico, no? La misura del biologico ha una valenza trasversale in tutta la regione perché è una finalità comunque di riduzione dell'impatto ambientale che non cambia da un'area all'altra. Il biologico è sempre quello, un regolamento è unico a livello comunitario, quindi questa è una tipica misura che non avrebbe senso, i GAL neanche vorrebbero fare, perché dovrebbero praticamente avere una struttura per fare tutte le misure del PSR 4-5 volte quella che hanno attualmente, poi non hanno i soldi per sostenerla questa cosa. Una misura come questa trasversale è meglio che sia fatta dalla struttura regionale, che ormai ha anche una capacità, no, tarata, cioè diciamo così, provata nel tempo, e quindi queste misure come queste non pensiamo di metterle nella nuova scheda 19, scheda di misure 19 del leader. Poi vedremo se ci sarà da discutere, è ancora troppo stretta, discuteremo con la commissione, ne parleremo eventualmente anche con i GAL regionali, perché insomma è ovvio che essendo poi diretti gestori delle misure è bene confrontarsi su questo. E l'altra questione è mantenimento di tutte le misure, più o meno tutte le misure, mettendoci una dotazione piccolina di risorse finanziarie. Tra l'altro la Commissione Europea ce l'ha detto di aumentare le risorse della priorità 6, con qualche milione riusciamo a mantenere vive queste misure. Peraltro questo può dare una risposta anche positiva ai comuni delle aree C1, perché c'erano delle forti pressioni da parte di alcuni amministratori locali di entrare nell'area leader. Ora, la scelta di escludere l'area C1, che comunque è un'area rurale, non era una scelta estemporanea, l'abbiamo fatto anche nel vecchio PSR, ma è legata anche all'importanza e alla concentrazione in queste aree dell'economia e della popolazione. Se in area C1 abbiamo 4-5 volte la densità di popolazione delle aree C2, per esempio, no? Oppure 10 volte la densità di popolazione delle aree D, ci sarà pure una qualche differenza. Quindi se dobbiamo attivare una misura di sviluppo rurale bottom up, cioè questo ha significato nelle aree più svantaggiate, dove l'economia è meno forte e dove appunto anche la popolazione è meno densa. L'ultima questione, eccola qua, quella delle misure forestali. Ci sono due questioni fondamentali su cui non possiamo discutere: quella di dover mettere a bando tutte le misure, mentre fin prima facevamo l'attuale PSR, l'assegnazione delle comunità montane, no? Non c'è un riparto di soldi alle comunità montane, stavolta dobbiamo mettere a bando e aprire appunti sia al pubblico che al privato. Un'altra questione, non possiamo ottenere assolutamente azioni di manutenzione dei boschi o di altre, anche di altre misure, questo vale, dobbiamo mettere soltanto misure di investimento. Ho finito, grazie. Allora adesso entriamo un attimino dentro maggiormente alle tematiche delle misure. In particolare andremo a prendere visione da un po' dell'innovazione. Perché è importante l'innovazione nel PSR? Perché è importante per le nostre imprese? Perché l'innovazione, stavolta l'impresa,
l'azienda agricola, l'impresa di trasformazione è qui il protagonista, a differenza magari di altre volte. Quindi l'innovazione è differente perché non è ricerca ma è appunto innovazione. Ecco quindi il concetto di innovazione, che è appunto quello dell'attuazione di un prodotto, di un bene, di un servizio, quindi di un miglioramento, di una risoluzione di una problematica, che è una problematica concreta, attuale, che serve proprio all'impresa agricola. L'Unione Europea con la Commissione hanno inteso istituire proprio i partenariati per l'innovazione, con un approccio appunto bottom up, cioè che derivasse dal basso, e che ecco che derivi appunto dall'esigenza, dai bisogni di quelle che sono le imprese. E un'altra cosa importante della nostra innovazione, che abbiamo voluto fortemente nel nostro piano sviluppo rurale, è il rapporto con la politica e la strategia del centro innovazione per le smart specialization. Quindi l'innovazione nel PSR non è scollegata con quella che è la strategia dell'innovazione complessiva regionale, anche se ha una demarcazione ben definita, quindi il FES farà ricerca e il FES si interesserà appunto dell'innovazione, adesso vedremo cos'è. L'innovazione nel PSR sarà collegata sia in fase ascendente con la rete rurale, la rete BEI, che poi l'approfondiremo, ma anche con l'innovazione della macro regione adriatico-ionica e con l'ERIAF, che è un network che è stato costruito tra le varie regioni europee, ma anche in fase discendente, quindi con tutte quelle misure, tipo le misure sulla conoscenza, l'informazione, la formazione, la consulenza, che sicuramente sono strumento per migliorare appunto la disseminazione e la conoscenza dei progetti innovativi. Ma qual è il ruolo dello sviluppo rurale? Ecco, fondamentalmente, oltre al fatto che lo sviluppo rurale è individuato nel primo obiettivo, diciamo l'innovazione quale fondamentale per lo sviluppo appunto delle aree rurali, diciamo che lo sviluppo rurale ha proprio il ruolo di costituire gruppi operativi che possano, composti da agricoltori, da ricercatori e da altri, da consulenti, quindi vengono chiamati a geometria variabili, che possano attraverso l'analisi dei bisogni arrivare a individuare quelle che possono essere risposte a questi bisogni e quindi andare a fare dei progetti innovativi. Quindi questo è il ruolo precipuo dello sviluppo rurale. I soggetti coinvolti sono quelli che ormai conosciamo, dall'autorità di gestione, i gruppi operativi che già abbiamo parlato, le imprese agricole, gli attori della filiera, le imprese di trasformazione, ma vorremmo qui soffermarci su una figura importante che tra l'altro è stata individuata anche dalla comunità europea, che è quella dell'innovation broker. L'innovation broker non è nient'altro che un intermediario dell'innovazione, cioè è la persona, la funzione che riesce a individuare i bisogni, le esigenze da parte delle imprese, come dicevamo prima, sia di produzione che di trasformazione, e mettere insieme un insieme di persone e di strutture che possano in qualche maniera risolvere questo problema attraverso progettualità. La Regione Marche ha programmato anche un'attività di formazione specifica per questi innovation broker, coinvolgendo a pieno titolo appunto la nostra agenzia. Quali sono le misure che vengono coinvolte nell'innovazione a livello dello sviluppo rurale? Allora, innanzitutto la misura della cooperazione, che poi andremo a vedere in maniera più puntuale, ma sicuramente la misura
1 che è la misura dell'informazione e della formazione, la misura 2 che è la misura della consulenza, la 4 di cui già ha parlato proprio ora il dottor Bisogni, che è la misura degli investimenti, quindi l'articolo 17. Agli altri investimenti, che sono investimenti non prettamente agricoli, con la misura 6, quindi la misura sottomisura 6.2 e 6.4, e la misura 8, che è il campo della forestazione. Queste sono le misure che maggiormente vengono coinvolte a livello dell'innovazione. Ma la Regione Marche ha pensato anche di darsi delle priorità. Vedete, queste possono essere le sfide, le opportunità, diciamo le varie tematiche che l'Unione Europea ha pensato per l'innovazione, quindi tutta la problematica ambientale, la problematica economica, le problematiche agronomiche, sicuramente la gestione delle risorse. Ma la Regione Marche ha pensato appunto di concentrarsi maggiormente su alcune di queste tematiche che vedete qui elencate. Adesso, per motivi di tempo, non le prendiamo in considerazione una per ciascuna, però vedete come queste tematiche vanno ad avere anche un impatto non solo sull'impresa ma anche sulla collettività, quindi minor consumo d'acqua, prodotti chimici ed energia, la salubrità, la sicurezza, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il consumo di energia e la valorizzazione anche dei residui e dei sottoprodotti, e poi tutto il mondo della trasformazione e della commercializzazione, come dicevamo prima, diceva anche l'assessore, dando proprio molta importanza a quella che è la qualità delle produzioni. Ovviamente non ci saranno solo queste tematiche, le nostre tematiche verranno portate avanti oltre che dai gruppi operativi, poi adesso vediamo come potranno essere costituiti, anche attraverso altri progetti pilota che noi intendiamo maggiormente sviluppare sulla biodiversità. Molti di voi qui che conoscono bene questa tematica, e quanto anche già con il precedente PSR abbiamo lavorato, l'assetto idrogeologico che è sulla, diciamo purtroppo nell'attualità anche di questi giorni, che ci fa capire quanto l'Italia ne abbia bisogno, la regimazione delle acque, l'introduzione anche dell'innovazione sociale. Le Marche, come sapete, no, sono state un po' le prime, un po' le pioniere verso questa nuova frontiera anche dello sviluppo rurale, e anche progetti che per esempio non saranno presentati dai gruppi operativi. Ecco qua, entriamo nelle misure. Allora, quali sono le misure della cooperazione importanti, fondamentali, proprio specifiche per l'innovazione? Allora, abbiamo la misura 16.1, che è la misura attraverso la quale noi andiamo a sostenere la costituzione dei gruppi cooperativi e quindi dei partenariati, ma anche l'attività dei partenariati stessi, mentre la misura 16.2 è quella misura attraverso la quale noi andremo a sostenere progetti pilota, progetti dimostrativi, nuovi prodotti, pratiche, processi, cioè tutto quello che è l'innovazione dell'impresa, sempre della produzione e della trasformazione. Poi ci sono altre misure sottomisure nella misura cooperazione, che vanno magari ad altre cose molto più specifiche, ma che non sono di minore importanza. Come andiamo a sostenere i gruppi operativi? Attenzione, costituzione dei gruppi operativi regionali. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che questi gruppi operativi devono essere costituiti da imprenditori agricoli, imprenditori della trasformazione, non solo della produzione, poi da un soggetto operante nel campo della ricerca e da soggetti operanti nel campo del trasferimento delle conoscenze, e quindi che siano, diciamo, consulenti in qualche
qualche maniera. È auspicabile quindi che i CO siano costituiti da imprese di trasformazione e commercializzazione, enti istituti di ricerca, che siano pubblici o privati, non necessariamente pubblici, che possano anche esserci altri soggetti dei territori rurali della società civile e che siano poi inseriti dentro i gruppi operativi anche gli innovation broker di cui parlavamo prima. Ecco qua, le spese ammissibili sono quelle del setting up, quindi della costituzione e del progetto. Adesso andiamo a vedere qua con un'immagine come in qualche maniera si possono costituire questi gruppi operativi. Quindi vedete, sono un insieme di soggetti che insieme appunto vanno a discutere sulle problematiche specifiche di un settore, di un comparto o comunque di imprese magari associate e che riescono proprio per la propria specificità a dare qualcuno un qualcosa di specifico e quindi costruire un progetto. E quindi dal progetto formare il gruppo operativo sfruttando che cosa? Proprio le misure che sono già istituite all'interno dello sviluppo rurale. Ecco che allora poi andremo a vedere tutte le cose specifiche come le condizioni di ammissibilità, la selezione, il piano attività che potrete tanto le slide poi penso che verranno pubblicate sui nostri siti. Quello che invece noi volevamo un attimo andare a vedere è proprio fare un esempio anche concreto, no? Potrebbe essere quello di costituire, non so, la produzione locale di birra biologica partendo sia da un prodotto biologico, prima parlavamo appunto nel convegno di quanto sia importante queste produzioni. Quindi vedete che cosa vuole rappresentare questa figura? Allora, che innanzitutto quelli che si siedono intorno a questo tavolo costituiscono un gruppo operativo, che il gruppo operativo deve fare un piano, quindi deve avere una propria strategia e queste cose che dicono ognuno di queste persone che siede al tavolo è lo specifico che ognuno può fare per il progetto di innovazione che ovviamente andrà ad avere come obiettivo in questo caso appunto la costituzione di un CO da una parte e l'obiettivo di costituire questa birra biologica. Quindi dall'orzo, ovviamente biologico, alla birra biologica con tutta la strategia che c'è intorno. Quindi vedete, ci sarà qualcuno che studierà le varietà, qualche altro che studierà i lieviti, qualche altro che andrà a capire come meglio magari potrebbero essere i terreni, altri invece si interesseranno della parte della trasformazione, quindi altri della parte della qualità, quindi QM piuttosto che altre modalità di certificazione. Quindi questo è il nuovo approccio dove, attenzione, la cosa fondamentale che questa mattina vorrei ribadire, dove l'impresa agricola, che sia l'impresa di trasformazione, l'impresa produttiva, è questa volta protagonista, perché è dal basso, dalle proprie esigenze, proprio per arrivare a determinare cioè per risolvere un problema e quindi arrivare a dei progetti concreti per arrivare a delle soluzioni concrete che siano applicabili nell'azienda. A questo punto e concludo, direi che una parte poi fondamentale viene fatta da coloro che dovranno trasferire anche queste innovazioni, no? Ecco che allora noi riteniamo che l'innovation broker, ma anche i vari consulenti e le misure di cui parlavamo prima, quindi la misura 1 in particolare con l'informazione e la formazione, possa essere un forte veicolo di trasferimento, di divulgazione, di diffusione delle innovazioni che vengono ad essere, che saranno poi create in questa regione.
Quindi la figura finale che ringraziandovi di averci ascoltato è proprio quella delle idee, perché è qui che bisogna mettere tutte le nostre idee e tutta anche la nostra passione nel poter migliorare sempre e rinnovare la nostra regione e le nostre aree rurali. Grazie. Vi aspettiamo tutti giù allo stand della Regione Marche per un brindisi tutti insieme.